Il Covid non ferma la cultura, proseguono gli incontri promossi dai premi internazionali Flaiano con gli autori trasmessi via Facebook. Stavolta è di scena Chiara Francini, che presenta il suo quarto romanzo Il cielo stellato fa le fusa, Rizzoli editore, intervistata da Romina Remigio. Chiara Francini, scrittrice, attrice di teatro e cinema, editorialista della Stampa, ma soprattutto, permettimi di dirlo, familiare di Rollone, il protagonista indiscusso, se non l'autore, del tuo ultimo libro, Il cielo stellato fa le fusa. Questi oratori, ovviamente, sconosciuti tra di sé, tra di loro, raccontando novelle, si raccontano anche, perché non c'è un modo migliore di aprire la voliera del proprio cuore se non quella di farlo di fronte a degli sconosciuti di cui, nei confronti dei quali non si ha paura di perdere l'amore, non si ha paura di fare una brutta figura. Esattamente come succede a tutti noi, come è successo, non lo so, siamo in treno, siamo in un autobus, ci sediamo accanto a uno sconosciuto, incredibilmente cominciamo a parlare e gli raccontiamo tutta la nostra vita. Il cielo stellato fa riferimento ad una ricetta contadina con cui si apre il romanzo e che sta preparando Lauretta per i suoi ospiti. Ora, nei miei romanzi il cibo è sempre fortemente presente, perché lo dico sempre, ne sono convinta, il cibo non è soltanto un nutrimento per il corpo, ma è anche un nutrimento per l'anima. Quindi il convivio è il momento di maggior beatitudine, il convivio è il momento nel quale intorno ad un tavolo ci si scambia cibo, ma ci si scambia anche vita, si parla. Soprattutto perché in un momento storico come questo è ancora più chiaro come siano i bisogni primari, quelli che veramente sono più strettamente legati alla felicità, perché quando si sta male non si pensa a voler fare, non lo so, a voler comprare o avere un gioiello, un vestito firmato. Quando si sta male si pensa soltanto quanto mi piacerebbe mangiare una pizza, quanto mi piacerebbe fare una passeggiata. Il cielo stellato è questa ricetta contadina che è una sorta di frittatone di manzo. Il cielo stellato però fa riferimento alla famosa frase di Kant, il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di me. Quindi il cielo stellato fa riferimento all'umanità.